Volete dire due parole per... E le donne due? La prima è non scappate dopo la decima lezione, perché dobbiamo festeggiare la resistenza di via, è venuto sempre. E, la seconda... È quello lì. La seconda cosa che vorrei dire è la seguente. Allora, noi abbiamo imparato tante cose, qualcuno avrà confermato le opinioni che si era già fatto. Io per esempio ero dell'idea che la parola crisi non fosse adatta, ma doveva parlare di ruberia, come l'ho definita una volta lì al Palazzo dei Convegni, è una rapina, no? Ai danni dei popoli, una rapina che è stata che è meditata da tempo e purtroppo anche istituzionalizzata, e quindi vedi i vari trattati, non ultimo quello di Lisbona che ha messo una pietra tombale sui diritti. E quindi forse abbiamo imparato anche non solo da queste 10 lezioni, ma da tutto il periodo che stiamo vivendo, che i diritti non sono acquisiti, come probabilmente anche una certa parte di sindacato ci ha fatto capire. Non sono per niente acquisiti, è una lotta continua tutti i giorni per difenderli dagli attacchi dei manigoldi, veramente manigoldi. Quindi detto questo, no, dopo queste 10 lezioni noi vi invitiamo caldamente a proseguire questo percorso nei gruppi di lavoro, perché veramente c'è tanto bisogno di tutti, del coinvolgimento di tutti, e, cioè bisogna mettere in pratica quello che abbiamo ascoltato, secondo me, insomma. Per esempio c'è tutta la questione del bilancio che va ripresa, no? Perché tra un po' in comune, insomma, avremo a che fare con il bilancio preventivo, no? Per il 2014, e quindi noi che idee vorremmo portare avanti, che cosa vogliamo contrastare di questa amministrazione che ha già dato modo, insomma, di avere idee strane, insomma, sulla spesa pubblica. C'è la questione della casa, è apertissima, ieri sera c'è stata una commissione, abbiamo dato il nostro contributo, è stato accolto in una certa maniera, perché ancora ci trattano un po' come i ragazzetti che hanno le strampalate e quindi vanno un po' denigrati, no? Però intanto, mentre loro ci denigrano, noi ci rafforziamo e andiamo avanti, quindi probabilmente la loro è una tattica sbagliata. E c'è la questione del lavoro, quindi casa, lavoro, bilancio, aiutatemi voi, trasparenza. La trasparenza è una questione assolutamente da riprendere in mano, perché altrimenti anche tutto il resto diventa abbastanza diciamo depotenziato, ecco. La questione della trasparenza è fondamentale. Quindi c'è bisogno. No, adesso no, adesso praticamente gli atti non sono. Mazza grugno, spiegargli come. Poi gli atti non sono pubblici. Emigrano però, non hanno il coraggio di dirlo qui. Ecco, quindi insomma io caldamente vi invito a mettere veramente tutto il vostro essere, le vostre forze nei gruppi di lavoro, perché ci abbiamo bisogno veramente di tutti. Non vi fidate, non vi dovete fidare di noi, bisognerebbe impegnare in prima persona. Quel poco che ognuno può lo deve fare. Grazie, adesso decima lezione. Buonasera a tutti. I nuovi sono i Renatini, questi benvenuti,
Dopo il benvenuto per i nuovi, i complimenti per quelli che sono stati sempre qui, vi ringrazio dal più profondo del cuore perché insomma è stata secondo me un'iniziativa tanto bella, tanto ricca, e sono contenta moltissimo di come è andata, e il merito al 99% è vostro, perché cioè, senza orecchie per sentire il messaggio è inutile. No, questa sera parleremo della Germania. In realtà dopo aver messo la Germania come decimo incontro mi ero un po' pentita, perché avrei preferito che il decimo incontro a coronamento di tutto fosse quello che ha tenuto l'altra volta Giacomo, no? E nel momento in cui io l'avevo pensato era una sorta di percorso in cui io si dava tutta una panoramica della situazione e poi alla fine si diceva: ah vabbè, diamo gli strumenti anche per controbattere a chi porta esempi sulla Germania. La Germania fa questo, la Germania fa quell'altro, ma l'Italia è spendacciona, non è competitiva, il debito è un problema e così via. E quindi va bene, c'è questa coda finale che prendetela come un surplus, come una ciliegina da mettere sulla torta se proprio vi serve. Ecco, iniziamo. Allora, corsi, ricorsi e trascorsi la Germania. Allora, intanto praticamente do semplicemente i punti focali che tratterò. Da dove la vuoi guardare? Nel senso, qual è il punto di vista da cui affrontare certi temi in merito alla Germania? Quindi parleremo degli arcani del debito pubblico tedesco, cioè quali sono i segreti e comunque i meccanismi che regolano la gestione del debito in Germania. Le ragioni del surplus commerciale della Germania, cioè i motivi per cui la Germania è così vincente dal punto di vista dell'export. E queste ragioni riguardano l'euro, l'inflazione, la distribuzione della ricchezza. Poi parleremo del mercato del lavoro in Germania e il prezzo pagato dai lavoratori per restare all'interno di questo mercato del lavoro. Infine, l'ho voluto mettere esempi di corruzione anche in Germania, e poi vedremo le cifre che ci daranno un po' il polso della situazione tra gli altri paesi e la Germania, e farete poi le vostre conclusioni. Iniziamo. Debito pubblico in Germania rispetto dei parametri di Maastricht & Co. Allora, già l'abbiamo visto altre volte questo aspetto. La Germania ha più volte sforato il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL. Dico per i nuovi. Allora, il trattato di Maastricht, che è un trattato che abbiamo firmato, dice che il deficit, cioè il disavanzo tra le entrate e le uscite per l'anno, non deve superare il 3%. Allora, già lo sapete. Quello invece totale deve essere inferiore al rapporto debito-PIL al 60%. Quindi la Germania ha più volte sforato il tetto, e questo è avvenuto già prima della crisi quella economica del 2008, cioè dal 2003 al 2006. In questo caso la Germania non fu sanzionata. Voi avete sentito recentemente, no? Avevamo sforato di poco il 3, di un 0,2%, mi pare, già tutti in allarme, adesso pure si parla di un'altra stretta, no? Perché tanto non ce la facciamo a restare dentro questi parametri così stretti, no? Quindi per campare è ovvio che da qualche parte uno sfora e subito si corre a tagliare da qualche parte. In questo caso però, nel caso della Germania, sia per pressione della Germania stessa, che la fa abbastanza padrona all'interno dell'Unione Europea, che anche per l'aiuto della Francia, la Commissione Europea non fece scattare la procedura di sanzione. Dopo lo scoppio della crisi, la Germania ha poi messo in campo il maggior piano di stimoli per l'economia realizzato in Europa, pari al 3% del suo PIL. Quindi non solo poté in quell'occasione sforare il rapporto deficit-PIL per quell'anno, ma poté anche mettere in campo un esteso piano di incentivi produttivi. Cioè, per intendersi, se io ho delle industrie morenti o che hanno difficoltà di competitività e spendo deficit a carico dello Stato per ammodernarle,
Ovviamente il sistema produttivo c'ha un vantaggio reale, io ho speso dei soldi ma poi dopo il rientro in termini di competitività e di aggressione dei mercati spesso sopravanza rispetto all'investimento iniziale. Questo è il grafico che avevo fatto vedere un po' di tempo fa sul debito, ricordate? Allora, la linea verticale era la spesa governativa, la linea orizzontale invece rappresenta i deficit di conti correnti, cioè l'import e l'export. Quindi se un paese è a sinistra è importatore, se un paese si trova a destra è esportatore, se il puntino, il rombetto si trova nella parte superiore del grafico vuol dire che lo Stato spende a deficit più di quanto gli rientra, se sta sotto invece, se sta sopra gli rientra di più, se sta sotto spende a deficit, cioè nel senso spende di più di quanto gli rientra. Infatti sotto c'è il limite del 3%, questo di Maastricht. Avevamo visto allora che per i paesi esportatori, cioè per i paesi come Italia, Spagna, Portogallo, l'unica area sostenibile per non essere a debito, cioè per non avere delle perdite, è questo triangolo qui, cioè la parte che sta al di sotto della linea obliqua e all'interno del 3%, perché è l'ambito consentito a Maastricht. Se voi vedete la Germania, sta sempre al di sotto, mentre avevo fatto vedere altri grafici che altri paesi stavano spesso, quelli importatori stavano sopra, quindi vuol dire che facevano debito essenzialmente. Quindi la Germania non solo sta sempre al di sotto e quindi vuol dire che tra virgolette ci guadagna sempre, ma guardate, nel 97, nel 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 ha sforato sempre il parametro di Maastricht. Nel 2011 addirittura oltre il 4%, altro che 0,2, nel 2011 è due anni fa. Questo è quello che ho detto. In Germania nel primo decennio dell'euro il debito pubblico tedesco è aumentato al 61-67% del PIL, questo lo dice Bagnai, al contrario di quello di molti PIGS, cioè Italia, Portogallo, Spagna, Italia compresa. Italia compresa, il cui debito nello stesso periodo scendeva al 113-106% del PIL. Il limite previsto a Maastricht è il 60%. Questo per dire che hanno sforato il deficit annuale permesso e poi hanno sforato anche quello totale, facendo registrare negli anni quelli di entrata nell'euro, quindi quelli in cui si doveva essere più precisi nel rispetto delle norme, hanno aumentato dal 61 al 67, quando noi invece siamo diminuiti. Ricordo che siccome il debito è la ricchezza dei cittadini, ogni punto di PIL in meno vuol dire che a noi ci entra dentro le tasche molti meno soldi, che sono perdite in termini di servizi, di welfare, di strade, di scuole, di sussidi per la cassa integrazione, ammortizzatori sociali, pensioni, rivalutazione degli stipendi dei pubblici e quindi poi anche a cascata del privato, perché tanto c'è sempre una sorta di paragone, di confronto. Andiamo avanti. Poi il secondo aspetto che spiega il motivo per cui il debito tedesco è inferiore al nostro, cioè come viene gestito il debito tedesco, quindi in primo luogo in generale è più alto dei termini stabiliti e annualmente quando è servito si è sforato il tetto di Maastricht. Poi le fantastiche avventure dei bond tedeschi, adesso vi spiegherò come viene gestita la vendita dei titoli di Stato tedeschi. Titoli di Stato che, come sapete, sono il cui rendimento, come sapete, è il termine di confronto dello spread, cioè lo spread è il differenziale di quanto rende il titolo tedesco rispetto al nostro. Quindi è una sorta di pietra miliare, un termine di paragone.
e di conseguenza, siccome gli interessi sono sempre bassi, il loro debito costa poco. Allora, infatti il debito pubblico tedesco è destinato a lievitare, prima avevamo detto dal 61 al 67, fino al 97% sul PIL, se si, questo bagnare nel 2003, se si tiene conto anche di due altre questioni inerenti alla gestione dell'emissione dei titoli di Stato, cioè il comportamento della Cassa Depositi e Prestiti tedesca, la KfW, e il comportamento della Bundesbank. Andiamo avanti, vediamo quello che fanno. Allora, il debito pubblico corrispondente alle obbligazioni emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti tedesca viene escluso dal computo totale del debito, del rapporto debito-PIL. Quindi c'è una parte del debito che gestisce la Cassa Depositi e Prestiti che non viene conteggiato per i parametri di Maastricht, sta fuori sacco. Lo consentono i criteri contabili ESA 95, che dal computo del debito pubblico escludono quello delle società pubbliche come la KfW, che coprono i propri costi per oltre il 50% con ricavi di mercato, anche se questo non toglie che se qualcosa arriva storto è il governo federale a garantire le sue obbligazioni esattamente come gli altri. Quindi, di fatto, che fa sta KfW? Certo, allora, ve lo spiego così, ve spiego anche, ve serve anche per il secondo punto. Praticamente in Italia come in Germania, com'è che lo Stato si finanzia? Vendendo i titoli pubblici, i titoli di Stato. Li vende sul mercato primario. Ricordo che cos'è il mercato primario. Il mercato primario non è un luogo fisico, ma è semplicemente, indica semplicemente tutte quelle transazioni finanziarie che avvengono per la prima volta, cioè quando un prodotto finanziario come un titolo di Stato viene immesso per la prima volta nel mercato e cerca il suo primo acquirente, tutte quelle transazioni lì si chiamano mercato primario. Il mercato secondario invece non è sempre un luogo fisico, ma è diciamo concettuale, e riguarda tutte quelle transazioni nelle quali prodotti finanziari già acquistati da qualcuno vengono acquistati da, vengono rivenduti e quindi ricadono in mano di un'altra persona, va bene? La borsa praticamente. La borsa, va bene. Allora, per quanto riguarda i titoli di Stato, in Italia ci sono 20 istituti bancari nazionali e internazionali, me l'ha detto anche Giacomo, siano primary dealers, che sono legittimati a acquistare alla fonte i titoli. In Germania ce ne sono, dopo vedremo, 40. Quindi che succede? Io devo vendere, devo piazzare sul mercato primario perché li posso vendere solo a queste 20 persone e non alla banca centrale. In Italia già dall'81, quando c'è stato il divorzio banca centrale tesoro, e adesso assolutamente per il divieto del trattato di Maastricht la banca centrale non può finanziare gli stati, quindi non può comprare titoli alla fonte, solo nel secondario nel caso, va bene? Quindi se io devo vendere 6 miliardi di euro, cioè devo vendere titoli per 6 miliardi di euro, io ho 20 interlocutori in Italia e 40 in Germania che mi dicono te li presto il 3%, te li presto il 4%, magari che ne so, ne piazzo, se te presto i soldi, vabbè, te li compro. Quindi magari io piazzo 3 miliardi, me ne rimangono residuali altri 3. Quei 3 che pare che nessuno voglia, ovviamente, per essere venduti, hanno bisogno che, cioè c'è bisogno che io garantisca come Stato un rendimento maggiore, cioè io te li do, cioè te me li prendi, e io però per il fatto che te proprio ti sforzi a prendermeli, te do invece che del 5 e 7, come è successo quando c'avevamo lo spread alto, no? Ah, ma te c'è lo spread alto, sei insolvente, per cui non mi basta il 3, me devi al 7, che me ripaga l'eventuale rischio che non copro. Che fa la banca depositi e prestiti? De fatto si impegna a comprare i titoli a un costo, a un interesse basso, ricomprarli nel mercato secondario. Di conseguenza io ho trovato un acquirente che mi funge praticamente a banca centrale, perché me li compra di sicuro a un prezzo basso, va bene? Cioè di fatto è come se io prendo la banca delle Marche e gli fa fare il prestatore ultima istanza, va bene? E in più quell'acquisto lì non vale sul debito, non mi fa aumentare il parametro. Poi la seconda
La seconda eccezione che fa la Germania rispetto a come si finanzia, adesso ve lo spiego sempre a parole senza leggere le slide, allora, praticamente questo qui. Si è visto dai bollettini ufficiali delle procedure d'asta, no? La vendita dei titoli si chiama asta. L'asta c'ha un verbale che dimostra e attesta a chi, quanti titoli sono stati venduti e a chi e per quanti interessi. E si è notato, poi vedremo un grafico, che di fatto è consuetudine della Germania fare questo giochetto qui. Io ho i miei soliti 6 miliardi di titoli da piazzare, ne piazzo sempre 3. Gli altri 3 che non riesco a piazzare, per piazzarli dovrei garantire rendimenti maggiori, cioè interessi maggiori. C'è un'agenzia fiscale, l'agenzia fiscale tedesca, che fa? Congela quei 3, cioè non li vende, è come se bloccasse il tempo, li tiene congelati e li dà alla Bundesbank, che non è che glieli compra, va bene, non glieli compra, li tiene lì congelati, buoni buoni. Quando poi il mercato, cioè i finanziatori, sono disposti a reinvestire su quei titoli, li rivendono al mercato secondario. Quindi, di fatto, questo comportamento vanifica, rende nulla la differenza tra mercato primario e secondario. Perché, come ho spiegato prima, non è che è un luogo, è semplicemente lo vendi, nasce, lo vendi al primo acquirente, oppure già un acquirente che lo vende a un altro acquirente. Se io congelo il titolo e poi invece di passare per il primario che mi obbliga a venderlo a quei 40 o a quei 20 che sono i primary dealers, lo vendo nel secondario, dove tra l'altro c'è la garanzia che la Bundesbank me lo può comprare, va bene? Che succede? Che i rendimenti rimangono bassi, cioè che l'interesse non potrà mai schizzare al 7 o all'8, va bene? E quindi in questa maniera qua loro riescono a tamponare le turbolenze di mercato, evitare che aumenti troppo l'interesse sul debito, e quindi si finanziano in maniera quasi gratuita, comunque molto più vantaggiosa della nostra. Infatti vi ricordate su quando avevo fatto l'incontro sul debito, che avevo mostrato l'ammontare del debito pubblico italiano, si era visto che praticamente la somma del debito pubblico italiano è per la gran parte costituito dagli interessi dovuti al finanziamento che lo Stato deve fare sui mercati. Avanti un po'. Sì, ma la cassa depositi e prestiti non lo può fare questo. No, allora. In Italia non è consentita questa cosa. È questo il problema, che mentre per gli altri, pure la Germania, adesso volevo fermarmi su quella slide lì, cioè paesi in crisi come la Germania, come il Portogallo, scusate, come la Grecia, come il Portogallo, cioè è stato chiesto dalla Grecia quando era in crisi, quando c'aveva insomma problemi per vendere titoli, che c'aveva rendimenti stellari, proprio titoli a livello di carta straccia, è stato chiesto di poter fare questo, ma loro l'hanno proibito. Cioè a noi c'è proibito. Mi pare pure in Italia, vero? Stefano l'ha fatto una volta la cassa depositi e prestiti. Ma lo doveva fare praticamente con il DL per le piccole e medie imprese. Però non sembra che sia intervenuto mai. Anzi, la cassa depositi e prestiti potrebbe proprio intervenire, perché è SPA, comunque dire, a capitale pubblico, però è SPA. E le SPA possono intervenire nel mercato primario. Quindi potrebbe direttamente prendere i soldi della Banca Centrale Europea e andare sul mercato primario. Comunque sia alle massime dei trattati europei da casa dei prezzi. Cioè, però anche se te anche sul secondario te garantisci che te compro tutta l'emissione a titolo basso, cioè a livello che sia al primario che al secondario, è come se ugualmente la sostanza non cambia, c'ho un compratore, cioè se lo Stato italiano sapesse che c'è una banca che gli garantisce di coprire tutta l'emissione a titoli bassi, di fatto funge la banca centrale. Però questo non viene permesso agli altri stati. A loro sì. Ma loro non è che comprano i titoli, Loro praticamente li mettono
dopo, cioè viene successo alla prima emissione. Sì, però dopo li collocano sul secondario e sul secondario invece dopo viene comprato. L'interesse è fissato nella precedente emissione primaria. E quindi dopo è più basso. È uno scamotaggio. Sì, è uno scamotaggio, però sì, è una gabola praticamente, però siccome il trattato si fonda proprio i suoi rilievi sul fatto che dà per scontato che i tempi del mercato primario e del mercato secondario e gli interlocutori primario e secondario siano chiaramente divisi. Quindi se te ne congeli un'emissione, non la fai partire nel primario ma me la fai partire nel secondario, e tra l'altro ci può essere anche la garanzia della banca centrale, a quel punto il gioco non è più alla pari, perché sul primario tu ti fa cartello, alza il prezzo, dell'anno lo fa. È il meccanismo però di congelamento che non è chiaro, però probabilmente è una gabola tecnica. Li tieni lì fermi in deposito. Ho capito, ma comunque se sono fermi non vanno a finire sul mercato, quindi quando rientrano sul mercato deve essere sempre un primario. No, è che lì la gabola, che te li tieni fermi quando nessuno li vuole, quando c'è una richiesta che il mercato è più disposto a comprarli a un tasso basso, cioè il tasso che vuole loro, allora ce li rimette sul secondario. È come se di fatto sul primario ci colloca solo 3 miliardi e quell'altro te dice, vabbè, non mi conviene, me ne tengo per dopo. Sì, ma 25 lo può fare e uno... 25 non può fare niente, 17 c'hanno l'euro, non c'è 17. Ma il problema non è uguale, comunque. Il problema non è il 3-4-1. Il problema è l'Italia, il Parlamento italiano, il Ministero dell'Economia che non permette. Che non ha figlia magari a casa e poi perché la fate così? Perché dovrebbe essere abbiamo lo Stato come che se io vedo una macchina c'è scritto che, che prima è mia, poi sua e poi dell'altro. Anzi, certo. Ecco, io se la vendo la prima volta che la vendo è certificato, no? Invece se non è certificato, certo, li mette lì e poi dopo fa figurare. No, ma magari è pure certificato, cioè è tutto tracciato, queste valutazioni si trovano. Allora, tutta questa serata io l'ho preparata facendo ricerche, prendo su internet, su articoli del Sole 24 Ore, di Bagnai, ho trovato anche una cosa sul blog di Grillo addirittura, perché ovviamente, sì, perché praticamente non è che c'è una trattazione ufficiale, no, rispetto a queste cose, ci sono degli articoli che spiegano che cosa accade, cioè i verbali d'asta ci sono pubblici, però siccome gli altri paesi europei non dicono niente, perché sono tutti Maastricht, l'Europa, cioè dell'Etta quando avevamo sforato lo 0,2, io mi metto, perché non è possibile, cioè la pantomima, la tragedia greca ancora sta lì, voglio dire, però ci ha fatto già se ne parla un'altra volta è legge di stabilità, non un'altra volta bisogna sforbiciare, ma io a memoria mia quando salivo l'Etta non si è mai parlato di stiamo buoni, incrementiamo, cioè è salito, ma anche prima voglio dire quant'è, 3-4 anni che passiamo da un taglio a 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 un taglio, cioè ma a distanza di un mese, 15 giorni, 3 settimane? Che poi la sordità è che con Barro Mavole, quello che lo raccomando. I bancari nostri, perché ieri sera, Folli, no? E a Costo c'era Folli e c'era quel giornalista bravo, come si chiama, Fatto Quotidiano. E c'era il direttore e il presidente dell'ABI ieri sera sulla 7 alle 8:30. In pratica cianciava, però non era chiaro. Perché? Perché ci fa presa a noi prima. Perché allora gliene frega. Vabbè, andiamo avanti. Puoi andare avanti.
Ah, questa è ecco, la Grecia. Vede, nel 2009 e nel 2010 la Banca Centrale Greca aveva chiesto di intervenire nello stesso modo, però di fatto le fu proibito, per cui la spirale dei tassi di interesse pretesa dai mercati finanziari internazionali in sede d'asta, quindi gli chiedevano i rendimenti sempre più alti, ha di fatto costretto Atene a ricorrere a un prestito istituzionale vincolato all'adozione delle cosiddette misure austerità. Cioè, perché poi il problema è che loro i soldi te li danno anche quando te arrivi a far raschiare il fondo che li chiedi al Fondo Monetario Internazionale o la BCE, loro te li danno i soldi, però poi la controparte è me dai le pensioni, me dai gli stipendi, me dai la scuola, me dai la rete viaria, me dai le risorse, cioè te prende gli asset principali e inoltre te prende delle garanzie anche sulla qualità di vita dei cittadini, perché se a me mi togli la pensione o se non me la togli me la dimezzi o mi togli un terzo, cioè la mia aspettativa di vita che diminuisce. Ma è che li risucchia tutti i soldi che gli dà, già se l'ha ricocciati tutti e quelli c'ha debiti. È chiaro, perché se quello deve mettere i titoli a 10 mettiamo e quelli li sparisce tutti, no? No, aspetta, ecco, quella slide prima diceva che praticamente questa metodologia di congelare i titoli non venduti in realtà non è un fatto eccezionale, ma è un comportamento usuale della Germania. Infatti c'è un grafico, la Bundesbank, vi ricordate Giacomo diceva che la chiamavano Buba? E c'è scritto Buba Retention Amount, l'ammontare dei titoli che sono ritenuti, che sono trattenuti, vedete? A novembre 99 ne ha tenuti 1,5 miliardi, 2,5, 3, nel 2011 a novembre, che è qua, poco meno del 2,5, cioè vedete negli anni, nel tempo, al 99 al 2011, c'è sempre una quota di non venduto che loro hanno trattenuto e poi se la sono rivenduta quando gli faceva comodo, mentre noi siamo costretti a vendere tutto agli interessi che ci chiedono. Quindi hanno risparmiato un sacco di soldi di interessi. Esattamente, hanno risparmiato un sacco di soldi di interessi. Allora, diventare esportatore netto in due mosse, scacco matto ai PIRS. Adesso questa parte qua vi cercherò di illustrarvi come ha fatto la Germania a diventare il drago nelle esportazioni che noi conosciamo, il mostro competitivo con programmi, con prodotti eccezionali. Allora, questa parte qui l'ho presa da un articolo di Grillo. L'entrata nell'euro per la Germania è stata una sorta di assopiglia tutto per due ordini di motivi. L'euro, essendo una moneta unica, ha un valore che è stato stabilito partendo da una media dei valori delle precedenti monete dei paesi aderenti. Di conseguenza, per una moneta forte come quella tedesca, esso risulta svalutato, mentre per una debole come per esempio la dracma, esso risulta rivalutato. Questo ovviamente si riverbera nell'export, visto che i prodotti tedeschi verranno percepiti come convenienti, quelli greci di meno. Certo, svalutati costa di meno. Secondo motivo, la Germania si avvantaggia anche per quanto riguarda il costo del suo debito. Infatti, essendo il paese economicamente più forte dell'Europa, non a caso il termine confronto per stabilire lo spread è il Bund tedesco, molti investitori preferiscono acquistare il suo debito piuttosto che quello di altri paesi considerati a rischio. Quindi non solo c'è tutto l'escamotage per gestire il debito in modo, ma quel debito va ai cittadini, alle imprese, cioè capito, quella roba lì va a finanziare, a rimpinguare al sistema produttivo il cittadino tedesco. Così i tassi di interesse che la Germania deve pagare per ottenere capitali si abbassano, mentre quelli di altri paesi, Italia, Spagna, Grecia e Francia, si alzano. Il risultato è che i cittadini italiani devono pagare interessi sul loro debito pubblico di quasi 70 miliardi di euro. Questa è una cifra che lui prendeva per il 2012. Mentre i tedeschi pagano interessi molto più bassi a parità di debito. Se la Germania... quindi la prima questione che ho sottolineato è
nel fatto che la Germania in realtà gli è convenuto entrare nell'euro, quando Monti diceva che bisognava convincere la Germania a rinunciare al franco, ma di che? Ci ha straguadagnato, ci ha straguadagnato, lo sapevano che ci avrebbero straguadagnato. Ah, era Prodi? Ah, scusa. Io mi ricordo Monti, però vabbè, non è stato grande, vabbè. Allora, se la Germania è in grado di esportare di più dei partner dell'area euro, è anche perché da un punto di vista tecnico Berlino pratica indirettamente una svalutazione competitiva. Ecco, questo è l'altro fattore che rende la Germania esportatore. Quindi pratica una svalutazione competitiva rispetto agli altri paesi. In che modo? Generando meno inflazione. Quindi l'euro è una moneta unica, non si può svalutare, quindi noi non possiamo più avere l'arma della svalutazione competitiva come abbiamo fatto per esempio nella crisi del 92. C'è una forma di svalutazione applicata alla Germania che consiste nel non far aumentare l'inflazione. Cioè, se l'inflazione qui aumenta a due cifre e là a una, partendo sempre da un certo dallo stesso valore della moneta, ovviamente il prezzo del mio bene costerà di più rispetto che quell'altro. Adesso vi faccio l'esempio. Allora, nei primi 13 anni di vita dell'euro la Germania ha generato un'inflazione del 25,5%, quindi se un chilo di pane costasse un euro nel 99, quando è entrato l'euro, come moneta digitale, quindi se nel 99 il pane costava un euro, nel 120, sì, nel, ora costa 1,25 euro. Noi invece abbiamo avuto il 39% di inflazione, quindi 14 punti in più. Di conseguenza il pane nostro, nello stesso lasso di tempo, cresce dell'1,39. Questo applicato a tutti i beni vuol dire che l'inflazione è usata come svalutazione competitiva. Cioè, io ho meno inflazione, a parità di bene il mio bene costa di meno. Tenuto anche conto che poi loro hanno fatto appunto quello che dicevo prima, cioè hanno usato il debito per sostenere la produzione, sono anche andati sotto Maastricht, hanno anche sforato quando serviva. Quindi è ovvio che un'azienda che io gli permetto di mettere a nuovo il sistema produttivo è già più competitiva. Se poi dopo mi costa pure meno il prodotto, ancora più competitiva. Quindi quando si parla d'Italia non competitiva, cioè, c'è un attimo a stare attenti, perché voglio dire, è un po' difficile se nessuno investe nel sistema paese che il sistema paese migliori. La ferrovia fa schifo, se le aziende pagano un dipendente cifre esorbitanti per cui gli va più in tasse che praticamente quello che prende il dipendente, capite che è un po' difficile fare prodotti di qualità anche se uno ha una testa che è brillante. E tutte queste cose qua non mi vengono dette, sono sempre gli italiani che sono svogliati, che non investono nel futuro, che non capiscono niente, che c'è pure sta, cioè può essere pure che ci sono questi elementi, io non dico di no, però ci sono anche questi. E c'è anche stata un'Italia che negli anni 60, 50, 60 era la quinta potenza mondiale, che aveva una quota di risparmio elevatissima, era il paese più risparmiatore al mondo. Però scusa, a questo punto questa analisi, no, avalla l'idea che tutti quanti i governi vedano nell'inflazione proprio il cancro, diciamo, dell'economia, no? Sì, perché sto giochetto che chi ha meno inflazione è più competitivo, no? Sì, quello certo, però il problema è che c'è la moneta che è uguale, capito? Per cui te dopo non puoi svalutare. Cioè, se te c'hai una moneta se te sei monopolista per cui puoi stampare e puoi fare una politica non solo monetaria per cui puoi mettere nel flusso economico la quantità di moneta che serve per fare gli investimenti, per migliorare, se puoi anche avere lo strumento fiscale, cioè
cercare di incentivare comportamenti buoni e disincentivare comportamenti insomma riprovevoli, anche a scopo di livellare, no? le differenze tra le classi sociali, anche per un discorso di equità, anche di pace sociale in qualche modo, no? A quel punto puoi anche attuare la salutazione competitiva e poi l'infrazione poi va gestita, però è meno un problema rispetto che in questo caso qui, cioè in questo caso qui l'Italia non può fare niente perché la politica fiscale c'è il fiscal compact, non ti puoi muovere. La moneta non la puoi stampare, non la puoi reperire, e quando la reperiamo abbiamo visto quali sono i giochetti. E poi che c'è? Svalutare non puoi svalutare perché c'è la moneta unica, puoi quindi non ti puoi muovere. Il costo del lavoro. Può solo tagliare il costo del lavoro, togliere gli ammortizzatori, e questo è quello che stanno facendo. Peggiora il quadro se si considera l'inflazione di altri paesi della periferia come Spagna, dove l'inflazione è arrivata al 47%, e Grecia al 43%, ma partendo dal 2001, data in cui è entrata nell'euro, va bene. Poi un altro elemento che ha reso sempre la Germania è il famoso drago dell'export. Allora, la Germania praticamente in questi anni ha aumentato moltissimo la produzione con dei guadagni favolosi. Il problema è che il surplus commerciale di 200 miliardi di euro non ha per niente avuto un rispettivo, un riscontro nell'adeguamento dei salari, per cui hanno preferito deprimere il mercato interno, va bene, cioè lasciare i salari dei lavoratori più bassi e quindi anche permettere loro di comprare di meno, ma hanno voluto praticamente puntare tutto nell'export. Infatti i salari italiani sono aumentati di più. I stipendi? In Grecia e in Germania erano 10 anni che non aumentavano. C'è un rapporto, aumentano un pochino di più, però in Germania rimane piatti, non si aumenta di più. Quindi hanno valutato lì, però hanno preso come arma di valutazione. Sì, tanto per essere ancora più competitivi. Cioè che qua non è aumentato, però aumentati. Sì, allora noi l'adeguamento salariale l'abbiamo negli anni, c'è stato, cioè, poche, dopo adesso è tutto bloccato in realtà. Però la Germania sono tanti anni che lascia tutto fermo. È stato fermo. Più alto in Italia che in Germania, voglio dire. Però dopo loro hanno un welfare, tipo delle case a prezzi agevolati, hanno una sorta di reddito cittadinanza, cioè Bagnani chiama delle mancette. Però cioè, non è stato risparmiato pure lì. Adesso questo non così nel dettaglio non lo so. So che è abbassato, però ha messo i minimi. Sì, adesso sì, dopo la commissione Arts sì, però in generale comunque in Germania ancora c'è sta un minimo di ammortizzatore sociale, minimo, perché poi... Ok, però c'era più alto prima di Arts, l'ha abbassato. Sì, sì, però sì. Ha integrato, sì. Aiutando le industrie, però assumendo con Arts 4. Paga senza dare, cioè, sì, c'è il mini job, cioè sì. Adesso dopo lo vediamo. Allora, sul Financial Times Adam Posen, ex membro del comitato di politica monetaria della Bank of England, dichiara: la Germania ha ora la più elevata proporzione di lavoratori a basso salario rispetto al reddito nazionale mediano in Europa occidentale. I salari medi sono aumentati più di inflazione e crescita della produttività lo scorso anno per la prima volta dopo oltre un decennio di stagnazione. Questo è un grafico bello preso da Keynes Blog, e praticamente è il rapporto tra la Germania, tra la produttività e la Germania. Il rapporto tra la produttività tra la Germania e la media di Francia, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, tra produttività del lavoro, intesa come PIL per ora lavorata, e le retribuzioni orarie a parità dei poteri d'acquisto. Quindi praticamente qua c'è il rapporto Germania, altri paesi, Germania, media degli altri paesi rispetto alla produttività. E qua la Germania, la rapporto della Germania e media degli altri paesi rispetto a quanto è il salario.
la produttività è molto più alta rispetto al salario, che poi dal 2010 ha un picco in basso. Quindi vuol dire che tutta questa ricchezza qua è andata in mano a qualcuno. E giustamente Andrea oggi mi faceva ragionare che mentre in Italia c'è la piccola e media impresa, per cui uno può pensare che è il piccolo imprenditore che si è arricchito, in Germania ci sono grandi poli industriali. Quindi quello che mi ha detto lui è, cioè, veramente il potere, i soldi, va in mano a pochi. Quindi, cioè, quando io parlo di Germania, no? Germania che non rispetta le regole del debito, cioè, ci tengo a sottolineare che non è il tedesco che si beve la birra, per quanto poi dopo lui possa avere con noi un atteggiamento sgradevole perché è bombardato, no, dai media che ci dipinge come la peggio feccia, okay, per cui te può pure far venire 5 minuti, però comunque sto qua in generale è sottopagato, che poi dopo stia in un paese dove ancora ci sia un certo livello di benessere, per carità di Dio, però diciamo che il governo tedesco stesso non è che sta rendendo un grossissimo servizio al tedesco, al cittadino. Allora, un grafico vale più di 1000 parole. Adesso vi faccio vedere come si è evoluto l'export nei vari paesi dal 96 in avanti. Allora, vi invito a guardare questa che è la Germania e questa che è l'Italia. Allora, ovviamente quando il rettangolo supera è positivo, vuol dire che il paese era esportatore, quindi nel 96 eravamo esportatori per il 3%, quando si sta al di sotto dello zero ovviamente si è importatori, quindi in questo caso il Portogallo era importatore per più del 3%, questa è la Germania che ugualmente era un importatore per lo 0,5, adesso più occhio e croce, nel 96. Adesso avanti. Guardate, ve li faccio in successione. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11. Quando mi fecero vedere la prima volta questi grafici mi si disse: chi è che ha vinto con l'entrata nell'euro? Chi è che ha vinto? Chi è che deve ringraziare chi? Dobbiamo ringraziare Stephanie Kelton. Questi sono dei grafici di Stephanie Kelton, che è la ricercatrice di Casey. Questo invece è un altro grafico che è famoso, ce l'ho voluto mettere apposta, che dà il polso della produzione industriale in Italia e in Germania prima e dopo l'euro. Guarda, prima più o meno ce la battevamo, guardate al 2001 che succede, differenza 35%, rosso, blu. Produzione industriale vuol dire la vitalità delle aziende, quanto le aziende producono. Poi il mercato del lavoro in Germania, i lavori e la commissione ARS, adesso parlerò di quello a cui accennava Walter. Allora, la commissione ARS, istituita dal cancelliere Schröder e composta da un gruppo di esperti individuati per elaborare un programma organico di riforma del mercato del lavoro tedesco, ha pubblicato i suoi risultati il 16 agosto 2001. Allora, gli obiettivi principali della Commissione erano ridurre drasticamente la disoccupazione, che ai tempi era tornata in Germania alla soglia dei 4 milioni, la riforma radicale degli uffici di collocamento, fino ad allora caratterizzati da una notevole lentezza di funzionamento e al centro nei mesi precedenti di un grosso scandalo riguardante la manipolazione dei dati sulla disoccupazione. E a tali fini il documento della Commissione propone 13 moduli di riforma riguardanti tre aree principali, e cioè bisognava riorganizzare gli uffici di collocamento perché si aveva l'obiettivo di migliorare l'efficienza e accelerare il processo di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro.
In più andrà semplificato il sistema di prestazioni sociali per i disoccupati, per intendersi gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione. Espansione dell'occupazione regolare attraverso la lotta contro l'economia sommersa e l'innalzamento del tasso di occupazione di giovani e anziani. Gli uffici del lavoro sono stati trasformati in job centers, in cui sono concentrati e integrati tutti i servizi di informazione, consulenza e assistenza rilevanti per il mercato del lavoro. A ciascun ufficio regionale del lavoro verranno istituite delle agenzie che si chiamano Personal Service Agenturen, PSA, simili per molti versi alle imprese di lavoro interinali. Esse affitteranno alle imprese disoccupate iscritte all'ufficio di collocamento rispondente per il periodo richiesto, cioè in soldoni. Praticamente hanno accorpato agli uffici del lavoro che ci possono essere come a noi, queste PSA che sono delle agenzie interinali. Quindi di fatto il lavoratore viene messo in cassa integrazione, però in realtà è come se non entrasse mai ad essere disoccupato, perché viene subito assunto da queste agenzie interinali, va bene, che assumono tutti, anche le persone che sono diciamo in cassa integrazione, che erano, perché ormai penso che il processo è andato avanti, in cassa integrazione da tanto tempo, di più difficile collocazione. E poi che succede? Che ne fanno dei contratti iniziali con i quali retribuiti con i soldi della cassa integrazione, mi pare ammontare, e poi che fanno? Fanno loro da intermediari con il mondo del lavoro, cioè sono dipendenti dell'agenzia interinale, l'agenzia interinale gli trova lavoro e loro devono per forza accettare, indipendentemente dalla tipologia di lavoro che di cui si tratta. Qualora tu non dovessi accettare, perdi il sussidio, e puoi non accettare qualora tu dimostri che ci sono dei motivi validi per non poter accettare, ma lo devi fare a tue spese, il lavoratore lo deve fare a sue spese. Praticamente l'idea della commissione era di creare una forza lavoro per le imprese irrinunciabile, cioè se io te do un numero di lavoratori pagati di fatto con la cassa integrazione, sottopagati, obbligati a fare qualsiasi lavoro, adesso un esempio che mi viene in mente prima, magari preferisco avere un custode del parcheggio dell'azienda e pagarlo e non pagarlo niente perché poi è pagato di là, piuttosto che fare magari la cosa a circuito chiuso. Questo si ricollega anche a un altro discorso, che è quello dei mini job, che prenderò dopo, di cui mi occuperò dopo, perché di fatto anche questo è una sorta di mini job, cioè il cassa integrato è costretto a fare qualsiasi tipo di lavoro e è sottopagato per quel tipo di lavoro. Per esempio, mi ricordo, avevo letto un articolo che c'era una signora che si lamentava che doveva andare a pulire i bagni per un euro l'ora, cioè lavorava un tot di ore tale che alla fine quello che veniva fuori era un euro l'ora, e che non diceva che non poteva rinunciare perché qualora l'avesse fatto avrebbe perso il sussidio. E quindi c'è, cioè, questo è un meccanismo che ha dei lati magari positivi, perché magari c'è una rete più capillare che garantisce un collocamento maggiore delle persone disoccupate, no? In Italia sono un po' abbandonate, però secondo me è un sistema coercitivo e ricattatorio, perché se io divento dipendente dell'agenzia interinale che mi presta alle aziende e poi magari queste non mi assumono mai, cioè la mia condizione non è del tutto invidiabile. A questo punto forse è meglio fare il cassa integrato che sta con 500 euro a casa, però almeno se vuoi i figli, cioè per intendersi, capivo, perché se io prendo le stesse 500 euro alla fine ci mangio sì e no, mia moglie non la vedo, mio figlio non lo vedo, me danno l'anima tutto il giorno, mentre, capito, un obiettivo della commissione era proprio che il lavoratore non fosse incentivato, fosse messo nella condizione di non poter usare il meno possibile l'ammortizzatore sociale restando inattivo.
Ma allora lì, scusa, le imprese che incentivo avevano ad assumere questo? Nessuno. Finché c'è qualcun altro che li paga, no? E allora perché non ha creato un circolo vizioso per cui alla fine la disoccupazione è aumentata tantissimo? Cioè se io sono un'impresa, c'ho lavoratori, perché nel frattempo resti dipendente all'interinale. Lo so, però dico, le imprese in questo modo tendono magari a licenziare lavoratori regolari, che costano di più. No, io questo sinceramente non penso che sia lecito licenziare pretestuosamente dei lavoratori per farli entrare dentro quest'altro meccanismo. Io questo non te lo so dire. Cioè, dopo vedremo che in realtà in Germania il 25% del lavoro dipendente è di questo tipo, cioè di mini job. Quindi lavori a 450 euro al mese. Non rimpiazza i lavoratori che vanno in pensione. Esatto. Ma c'è anche questo aspetto qua, se non si rimpiazzano i lavoratori. Quello che hai detto te è la cosa importante, i 425 euro. Cioè capito, te c'hai cioè l'idea è, io devo evitare che il lavoratore si possa accontentare del sostegno, che ne so, c'ho casa mi pare mia madre, lavora mia moglie, io sto a casa a vedere il figlio, c'ho 500 euro, ma non farò una vita alla signora, ma sto tranquillo a casa, non si può fare. In più devo creare una massa di lavoratori irrinunciabile per l'azienda, cioè l'azienda non mi può mi conviene più il gruppo di circuito chiuso per fare la. È anche probabile che questo sistema sia molto comodo alle multinazionali tedesche. Sì, ma sicuramente. Probabilmente è più pensato per un mondo di grandi e grandissime imprese che non per esempio in Italia, dove invece c'è tutta un'altra rete di realtà, insomma. Probabilmente così. Tanto tutte queste manovre qui, cioè nei board che contano, c'è gente la Siemens, c'è gente insomma di aziende grosse a livello mondiale, per cui ovviamente i giochi e le logiche non sono quelle della terra e del cielo, adesso è la prima che mi viene in mente. Va bene, andiamo avanti, queste sono tutte cose che ho detto. Ah, ecco, questo praticamente ecco, c'hanno tutti gli obblighi assicurativi, no, niente, questo l'ho detto, anche questo, avanti, ecco, più di 8 milioni di persone, cioè il 25% dei lavoratori dipendenti sono titolari di mini job. Rapporti di lavoro pagati non più di 450 euro al mese, esenti da tasse e contributi previdenziali da parte del dipendente e versati in misura ridotta da parte datoriale, cioè 450 euro, non ci pago le tasse, non ho la pensione. Però siccome chi ha scritto l'articolo diceva, uno, che questi mini job in Germania spesso vengono accettati da donne, spesso donne in gravidanza, o comunque subito dopo la maternità, e poi siccome appunto è vero 450 euro puliti, però è pure vero che io non pago il sistema previdenziale per niente, perché questa è tutta gente, cioè il 25% della forza lavoro dipendente tedesca non ci avrà la pensione, cioè, quindi questa è potenzialmente una bomba sociale che covano in seno, perché te praticamente da qui a 30 anni, a 40 anni ci avrai un'emergenza per gli anziani che sarà incredibile. Il gioco lo possono fare anche i pensionati. Sì, anche i pensionati. Infatti tra gli obiettivi che ho detto che c'aveva la commissione ARS era anche aiutare il lavoro giovanile degli anziani. Quindi cioè, sono delle mancette, non lo so, degli escamotage anche in questo caso per occupare tutti in qualche modo. Ecco, infatti qui si diceva, si concludeva che se la piena occupazione tedesca venisse decurtata di un simile esercito di sottopagati, e quindi si contasse, che ne so, che uno stipendio base di 2000 euro in Germania, quindi 4 mini job, a quel punto la disoccupazione tedesca arriverebbe al 15%.
che insomma più o meno è dove siamo noi. Dopo noi abbiamo quella giovanile che fa paura, però comunque non è basso questo, Sul grafico, quello di prima che vi ho fatto vedere con le ascisse ordinate, la Germania stava sempre sopra o sotto del 7,5% di disoccupazione, c'è una leggenda, lo potete vedere. Quindi se reale arriveremmo al 15% è doppio. In Italia come, per quanto sarebbe quel dato, calcolato allo stesso modo? Che vuol dire? Ma in Italia non ci sono i mini job? Beh, ci sono i lavori part-time, non so come vengono contagiati. No, ma non ci sono i mini job in Italia. Ma i lavori interinali? Sì, però... Non è così perché il lavoro interinale c'è, cioè mentre questa agenzia funziona come interinale, nel senso l'interinale ti assume e poi ti presta all'azienda. Però il problema è che questa agenzia qui è legata all'ammortizzatore sociale, va bene? Invece da noi, proprio l'interinale, se io, se te mi dici guarda c'è andà a Fresà, io dico guarda io non so Fresà, non me ne vanno a Fresà tutto il giorno, non ce vado. Se invece te in quella circostanza lì gli dici guarda io non voglio andare a Fresà perché mi fa male il piede, perdi il sussidio, capito? Cioè è il sussidio che paga, cioè la, non è, in Germania è la, l'ammortizzatore sociale che paga, che paga il lavoratore che va a fare lavoro in minigioco, mentre l'interinale viene pagato all'azienda. No, l'interinale è molto più basso, non è più bassi. Come funziona l'interinale in Italia non lo so. Del dipendente dell'azienda su un tempo determinato la rimozione, no, però se paga l'agenzia interinale non fare un altro inquadramento, tu devi avere la retribuzione pari a qui sta una parata della Germania, non c'entra niente, Prendi meno perché l'ammortizzatore sociale è un sussidio di disoccupazione, non è cassa integrazione, no, perché cassa integrazione si intende che una pezza del lavoro è ammortizzata, però di fatto allora hanno tolto, cioè diciamo, la cassa integrazione non esiste più perché lì al momento in cui te vieni non è esistita mai la cassa integrazione, ok, è scorretto, il reddito di cittadinanza è una nazione più bassa, anche se non è termine esatto, però il reddito di cittadinanza che si vorrebbe mettere qui, capito? Ma il reddito di cittadinanza non è una cosa diversa, è un sussidio, se uno non c'ha il lavoro c'è un sussidio per mangiare. Però di fatto prima però funzionava un po' come con la cassa italiana, nel senso che... Perché tu poi pure non avevi mai lavorato lo prendi. No, però lì io mi ricordo adesso, sono superato, però diceva che erano dei sussidi, vabbè sì, però dei soldi che te davano, vabbè adesso questo si chiama cassa, però sono dei soldi che te davano perché te sei disoccupato, non perché te... Ma no, perché hai perso il lavoro, diretto. Per il momento in cui ti licenziano. Io a 18 anni. No, se non ce l'hai proprio. A 18 anni non ho mai lavorato, vado via di casa, non c'ho reddito, mi danno reddito. Esatto, mi danno, cioè non è una cosa perché è diverso. In Italia te lo danno solo se hai lavorato almeno 8 anni prima di sì, no, non me ne dà niente. Però no. lì c'erano diverse. Però come lo guardo meglio, niente, va bene. Io ho capito, però sta cosa l'ha fatta passare proprio come riforma e ammortizzatore, adesso perché non lo metto sulle slide, ma c'era un documento della Confindustria che spiegava che prima c'erano quattro istituti di legge che andavano a supporto dei lavoratori al momento in cui perdevano il lavoro. Quello per quelli che perdono il lavoro. Ma io sto a parlare di questo, le gente che parla che perde il lavoro. Cioè io sto dicendo che prima che la commissione ha. Da chi perde il lavoro e non c'ha il lavoro. No, però la commissione Arts ha sfrondato i soldi che la Germania, adesso me lo posso andare a guardare perché non c'è. L'ho dato per scontato la lettura che davo io, quindi la vado a riconfrontare, però
Quello che io ho capito da questo documento di Confindustria, che era un documento italiano, valutava questa riforma della commissione. Cioè la commissione ha sfrondato da 4 o 3 gli istituti di legge che andavano ad aiutare la gente che perdeva il lavoro, quindi la gente che veniva licenziata. Che perdeva il lavoro. Me lo guardo, non insisto. In Italia se la Confindustria lo dice e dice chi non c'ha lavoro, non lo capisce nessuno perché non esiste. Sono onesta, nel senso io ho dato la lettura, io ho letto questo, ho dato la lettura con le chiavi mie, nel senso. Perché qui fanno sbaglio sempre che fanno solo i sindacati, parlano solo di quelli che perdono il lavoro, quelli che non c'hanno avuto lavoro non contano niente. Invece da altre parti conta pure quelli, capito? La differenza è questa. Dopo la Confindustria parlava dei lavoratori che perdeva il lavoro, forse non, da quell'altro non ne tiene conto, ma anche i sindacati. Confindustria conviene quelli che perde anche, il lavoro. Anche i sindacati non tiene conto di quelli, tiene conto dei sindacati di chi perde il lavoro. Io non ho mai sentito un sindacato che dice quelli che non hanno mai lavorato. Vabbè, perché sta per scontato che il sindacato è più di chi c'ha un contratto. No, però è diverso da un concerto. L'ultimo metro a sfatare, poi abbiamo finito, un paese incorruttibile. Allora, Friedrich Schneider, professore di economia all'università austriaca di Linz, in un suo recente studio sostiene che nel 2012 in Germania la corruzione ha causato una perdita di 250 miliardi di euro, mentre in Italia 280 miliardi, 20 di più del 2011, quindi nel 2011 la corruzione nostra era quanto quella del 2012 in Germania? No, 260 erano, però alla fine se andate a vedere ce la battemo, nel senso stavo lì, va bene? Beh, sarebbero anche capaci di dirci che la corruzione c'è perché c'è un sacco di vabbè, però le cose che bisogna fare raccontate al PIL il nostro è più alto del PIL. Allora, la corruzione di fare conto al PIL, la Germania non c'ha 1500 miliardi di euro, ce n'ha di più la Germania. Vabbè, però come termine assoluto se vai a vedere è tanto. Sì, però noi ci inculavamo quasi tutto. Touché, appena affondato. Va bene, andiamo avanti. Recentemente è salito agli onori della cronaca il caso della Siemens, multinazionale con 480.000 addetti in 190 nazioni, che sembrerebbe aver pagato fino al 2006 qualcosa come 1,3 miliardi di euro in tangenti per lubrificare gli affari dovunque si ritenesse utile. Dall'Iran all'Argentina, agli USA, all'Arabia Saudita, dall'Italia alla Germania si era esteso un sistema di pagamenti in nero per amministratori pubblici e privati, fittizi pubblici e privati, fittizi contratti di consulenza e di fondi neri di dimensioni enormi. Il più grande scandalo di tangenti e corruzione mai scoperto in Germania. Va bene, si ricorda che la funzione danneggia l'economia perché ad esempio fa in modo che a vincere una gara appalto non sia un'azienda migliore o quella con l'offerta più vantaggiosa, il che provoca un'esplosione dei costi con conseguente riduzione degli investimenti della crescita. Grazie mille. Ma come così finisce? Grazie mille. Domande? Vabbè, se un altro non contro i tedeschi, tanto loro vorretti. E niente, vabbè, spero che vi sia rimasto qualcosa. Ci incontreremo. Sì, io volevo solo volevo soltanto farvi notare appunto questa cosa che dicevamo prima del fatto che la Germania ha guadagnato tanto e
che invece la distribuzione della ricchezza non è stata adeguata, quindi tutti questi guadagni sono andati a pochissime, presumibilmente pochissime persone. Questo mi viene sempre in mente Pagué a me, no? Quando diceva appunto che in realtà quello che vogliono fare è effettivamente, questo sistema è stato creato per distruggere la borghesia. Cioè oggi la borghesia è sotto attacco da parte proprio dell'aristocrazia finanziaria, cioè la classe operaia non c'è più, o comunque l'hanno già fatta a pezzi, adesso tocca la borghesia. Quindi in realtà Marx mi pare molto molto attuale, mi sembra veramente molto attuale, la lotta di classe esiste come, insomma. Quindi ecco, dovremmo anche vederla un po' da un punto di vista ideologico questa cosa, perché effettivamente secondo me è proprio la borghesia che è sotto attacco, cioè quella classe media che è stata importantissima nello sviluppo del nostro paese, non solo del nostro paese, oggi la stanno spolpando e ancora la classe media non riesce a capire chi la spolpa, e penso che queste serate possano essere stato anche un input per cercare di capire questo, per inquadrare bene, no, per cercare un po' di capire chi sta facendo questo lavoro. Non è che per caso succede come nella storia della... Non farebbe questo film, qual è? No, secondo me... Infatti basta guardare il film... Secondo me chi... secondo me è un manipolo di persone... No, non so, saranno 100 persone, 200. Come? Parlando per classi, la classe operaia è già fatta fuori. Sì. La borghesia l'ha fatta fuori. Sì. Dopo la borghesia, che altra classe c'è superiore? Ma no, c'è sono le multinazionali. Le multinazionali, gli uomini della grande finanza. Cioè, ormai sono gli interessi delle multinazionali, per il politico, che si interessa del profitto. Chiamiamoli come ci pare, io preferisco chiamarli con il nome che hanno, i capitalisti, che sono coloro che hanno il capitale. Ok? Tu un lavoratore hai il tuo lavoro. Punto. Il lavoratore anche un lavoratore autonomo, anche il proprio lavoro. C'è questa parte anche di piccole società, sono lavoratori autonomi. Il campo di rendita, insomma. Ok? Oh, la vecchia nobiltà, la nobiltà, no, 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 non lo volevo dire, ma Pardia aveva usato proprio questo, la nobiltà, che oggi non è più aristocrazia terriera, ma è aristocrazia finanziaria. La vecchia nobiltà che ha messo in mano in altri settori, adesso sta spolpando quelli che stanno su. Esatto. Per il placito dei politici che ci dovrebbero. Sì, no, ma i politici è le marionette, quelli che vedo. Adesso questi giorni è tornato a parlare a Talì. No, è già due o tre interventi che fa nel giro delle due settimane, perché vede che la Francia, che Attali è uno degli uomini che ha voluto l'euro insieme a Prodi, però è una persona più potente, almeno per quanto mi risulta, è veramente uno degli uomini più potenti e più importanti d'Europa, che era un pezzo che non si faceva sentire, questi giorni è tornato a farsi sentire dicendo che... dando addosso alla Germania perché ne sta approfittando, però Attali sa benissimo che lui è uno di quelli che ha voluto questo sistema e faceva pure le battute su questo, che noi eravamo tutti coglioni, che non capivamo un cazzo e che dovevamo stare sotto questo tallone qua, lo diceva proprio, e noi naturalmente, siccome non lo conosciamo, non conosciamo questi personaggi, non sappiamo il peso che hanno all'interno della tecnocrazia europea, no? Quindi ecco, anche qua, tutto è successo. Non mangio Ennio Castiglione. Sa perché non mangia un figlio, non si capisce perché.
sorpresa. Quindi ragazzi, ecco, è questa sarà delle... Questa la beviamo subito, no? Perché no? Non la beviamo. A casa quella signora. Va bene. Grazie. Se organizzare un evento con qualche economista, noi siamo pronti a dare la nostra collaborazione. Per concludere con un nome, con un cattedratico, magari con un no, al Palazzo dei Convegni, non so, se volete, appunto, questa la butto lì e poi dopo vediamo anche i costi, non lo so insomma quanto può volere, però ne possiamo parlare. Tutto è utile. Brancaccio! Brancaccio, benissimo! Se ci viene, Brancaccio non ci viene. Non lo so. Ha chiesto 6.000 euro e sono rimasti proprio male, ma evidentemente lui va solo gli pare, insomma, gratis, perché ce va gratis in giro. Ce ne sono anche altri, bravi. Grazie.